è il veterano per eccellenza. Un veterano che ancora fa un risultato, dà del filo da torcere ai giovanissimi. Come è andata? Raccontaci. Ci diamo ancora da fare, a 39 anni ci diamo ancora da fare. È stato bello come sempre. Stanno commentando i tuoi parenti, amici. La curva. Io ci tenevo a dire una cosa molto importante, vabbè, molti di voi già lo sanno, no? Io quest'anno ho partecipato per la 21ª volta e sono quello che sta raggiungendo la persona che purtroppo prima è stata ricordata, Luigi. Quest'anno io ho partecipato per la sua memoria. Lui mi ha fatto una promessa che sarebbe venuto quest'anno a correre, perché sapeva che prima o poi avrei infranto il suo record di partecipazioni, le 22 partecipazioni alla corsa. Il mio obiettivo adesso è superarlo per la sua memoria e questa mia discesa abbastanza dolorosa quest'anno la dedico a lui, alla famiglia, all'associazione, a tutti quanti. È bella questa cosa, complimenti, è il momento più bello, la spinta. Allora, per Massimo Saccoccia abbiamo, scusami, il trofeo offerto dal B&B in centro, a Pacentro. Un grande applauso che mi ospita, sono stati gentilissimi. E abbiamo un premio in denaro offerti sempre dall'associazione Corsa degli Zingari, pari a 300 euro. Che bella questa coppa piena di dolci e confetti. Complimenti, allora. Abbiamo quindi anche in questo caso la doppia. No. Ok. Va bene, grazie. Grazie ancora, complimenti a Massimo. Prima o poi succederà, però, Giuseppe. Prima o poi succederà. Dice prima o poi succederà, quindi preparati. Ho fatto un piccolo errore io, chiedo scusa a tutti, al pubblico da casa. C'è la coppa del più anziano che va a rotolo franco, lo pregherei di venire qui. Grande Franco! Franco, ti chiedo scusa, è stato il mio errore di valutazione. Allora, questa speciale coppa viene offerta ad Artisanitas di Paolo Angelilli, grazie. Vuoi? Ti lascio il microfono per un commento. Ma io oggi non riesco a parlare. Non so. A chi la vuoi dedicare, per esempio? Hai una persona nel cuore speciale? La dedico a me stesso, perché ho avuto la forza di tornare per l'ennesima volta su. La dedico a mio figlio Guglielmo. A tutti quelli che mi conoscono, che devo dire. A tutti, dai, quelli che ti vogliono bene e quelli che ti vogliono meno bene. È giusto, a tutti quanti. Esatto, bisogna essere generosi. Grazie mille. Abbiamo solo un'unica persona ancora da premiare? Due? Chiedo scusa. Ah, ok. Il secondo classificato, quindi sul nostro podio, abbiamo Leonardo Ultimo. Bravo Leonardo. Guarda, sembra fresco, che non abbia fatto neanche la corsa, guarda, non dai niente, no, un graffietto proprio piccolo. Complimenti. Vuoi dedicare questa vittoria sul podio, comunque sei vincitore, a qualcuno? Sì, dedico questo risultato alla mia famiglia, a mio padre, appena mia madre, il primo, mio fratello e mia sorella, e alla mia ragazza, a Simone, Massimo, tutti gli amici, Giuseppe, le persone del paese che mi fanno sentire parte di una famiglia sempre. Bravissimo, che belle parole queste. Parte di qualcosa di grande, l'amicizia è una cosa grande quando è sincera. Allora, ti viene offerto questo trofeo importantissimo, bellissimo, terzo trofeo Confraternita Madonna di Loreto di Pacentro, taglio di stoffa offerta da Claudia Corsi e Filomena Sanzio. E ovviamente il premio in denaro, eh?